Ciao popolo brucinghiato, pensavate davvero che sarei sparito così dal nulla? Io vi dico di no, perché c'ho già la destinazione pronta dalla magica città di Perugina e sono pronto a diventare il nuovo presidente del Perugia Club. Oh, raga, adesso a parte gli scherzi, dai. Ma di cosa cazzo stiamo parlando? Cioè, Ferrero è a tanto così da comprare il Perugia Calcio. Allora, non stiamo parlando di una società storica, non stiamo parlando di una società che ha vinto delle Champions League, come non stiamo parlando di una società nata l'altro ieri. È una società con un pubblico, con dei tifosi che merita rispetto e nessuna, ripeto, nessuna società calcistica con un tifoso merita di avere un presidente come Ferrero. Nessuno al mondo lo merita. Neanche il Genoa, neanche la Juventus, neanche la peggior squadra, neanche lo Spezia, neanche la Feccia delle squadre di calcio. Nessuna squadra al mondo merita Ferrero come presidente. E il fatto che anche solo lontanamente un presidente abbia l'idea di concedere a Ferrero un minuto di tempo, un secondo di tempo per parlare dell'acquisizione del suo club a un essere schifoso come Ferrero è una vergogna. Se io fossi presidente di una qualunque squadra di calcio, qualunque, e non potessi permettermelo, piuttosto la venderei a 1 euro al primo che passa, piuttosto che a un mafioso malavitoso, distruggi tutto, perché sappiamo benissimo quello che fa Ferrero. Prende, boh, distrugge, prende e distrugge, lascia, prende e va via. Quel famoso giochino a rilancio che facevo con i Brizzani, sappiamo cosa voleva dire. Lui vuole comunque avere le mani in pasta a qualunque cosa, perché non sta straffermo, perché almeno se ha qualche problema con le sue società, ha qualcosa che gli barra a sedere. E la cosa stupida è che glielo si permette. Cioè, dovrebbe esserci una legge che dice: hai avuto dei guai con delle aziende statali, perché comunque ricordiamo che la Livingston, essendo affiliata dall'Italia, pagato, sovvenzionato da un'azienda statale, quindi dalle nostre tasse. Noi abbiamo permesso che un essere del genere mettesse mano sui soldi che noi paghiamo di tasse, ok? Piccola parentesi, senza poi pensare a quel famoso teatrino durante Sampdoria Roma che è arrivato scortato dalla polizia, cioè un uomo pregiudicato, scortato dalla polizia per andare allo stadio. Ho sempre cercato di non parlarne, ma adesso le cose stanno veramente iniziando a darmi tanto, tanto fastidio. Perché se io penso a tutto questo, mi viene ancora più nervoso. Ho visto il video di quel tifoso che andava da Ferrero davanti a Ferrero e diceva: qua non siamo a Genova, qua non ti azzardare a fare delle cazzate. Ha ragione, avrebbero dovuto farlo chiunque, chiunque avrebbe dovuto fare questo discorso a Ferrero prima che arrivasse alla Samp, ma nessuno si aspettava che fosse quell'elemento. E anche solo il fatto che a Ferrero venga in mente, anche solo lontanamente, anche solo tanto così, di avere a che fare con una qualunque società sportiva di calcio, è un enorme insulto a tutti i tifosi di quella squadra e delle altre squadre, nel nostro caso dell'altra squadra che ha avuto prima. Perché vuol dire che allora non te ne frega niente, che tutto quello che hai passato, tutti gli insulti che ti sei preso, le minacce, tutta la blatta che ci hai fatto mangiare, non te ne è fregato niente fin dall'inizio. Non ti interessa di quanto abbiamo sofferto noi per colpa delle tue decisioni insensate, di quanto tu abbia voluto continuare a infangare la Samp, ancora di più. E non c'entra, qui non è solo il discorso della Samp. Io spero vivamente che questo affare non vada in porto, perché sennò so già benissimo che il Perugia, come la chiama lui, sarà un fallimento preannunciato. I tifosi non lo vogliono, ma nessuno lo vorrebbe, nessuno sano di mente. Io mi auguro vivamente che la cosa non vada in porto, perché ripeto, non esiste che un uomo così fuori di testa diventi il presidente di un'associazione sportiva calcistica che deve ispirare centinaia, migliaia di persone, di bambini. Punto e basta.